Tra il 2019 e il 2022, nei paesi mediterranei, in particolare Spagna, Grecia, Italia e Cipro, è stata condotta un'indagine dalla Isotech di Cipro nell'ambito del progetto europeo Save Made Coast 2, coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sotto la supervisione della Protezione Civile Europea. L'indagine ha coinvolto una selezione di stakeholder provenienti da differenti settori sociali ed economici, attraverso delle interviste mirate ed incontri specifici, con lo scopo di valutare il loro grado di sensibilizzazione al problema dell'innalzamento proprio delle coste del Mediterraneo previsto entro la fine del secolo. Ospite di Ultima Bozza è il ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Marco Anzidei, che è anche coordinatore del progetto Save Med Coast 2. Innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto. Grazie a voi. Allora, abbiamo detto di questa indagine che serve un po' a tastare il polso della situazione relativamente a un problema che è quello legato all'innalzamento a livello delle acque del Mediterraneo. Che tipo di risposte avete avuto? Come possiamo sunteggiare l'esito di questa indagine che avete effettuato? L'esito di indagine è stato certamente interessante perché ha messo in luce tutta una serie di, diciamo, di problemi e conoscenze che hanno le persone intervistate. Tengo a precisare che le persone intervistate sono degli stakeholder, quindi dei soggetti interessati al problema, e quindi industria turistica, portuali, albergatori e altri, e la maggior parte di questi abbiamo visto che non hanno una scarsa o anche nessuna consapevolezza dell'effetto del cambiamento climatico, che quale effetto ha sulla variazione dell'aumento marino, in questo caso su un aumento. Noi sappiamo infatti che un aumento delle temperature globali comporta una fusione dei ghiacci terrestri, i quali si riversano in mare facendo aumentare in generale il livello marino. Inoltre, il riscaldamento degli oceani causa un'espansione termica, cioè quindi aumentando di temperatura occupano maggior spazio le acque dei mari e quindi il mare si alza. E a fronte, diciamo, di un'informazione, dargli un'informazione di questo tipo, molti sono stati ignari, diciamo, di questo fatto. Quindi poca conoscenza, e cosa chiedono? Chiedono di conoscere di più su questo fenomeno per proteggere le infrastrutture costiere, anche se poi molti di questi sarebbero riluttanti ad arretrare, cioè spostare ad esempio una spiaggia, ad esempio un assetto di una spiaggia o dei locali o comunque anche delle costruzioni realizzate oggi lungo la costa, sarebbe comunque per loro un grandissimo problema, anzi quasi un rifiuto totale, tanto che molti dicono io non mi sposto da qui. Questo è un fatto, diciamo, molto frequente nelle popolazioni che vivono in zone a rischio. Le vediamo non solamente lungo le coste, come in questo caso, ma lo vediamo anche, non so, in zone sismiche o vulcaniche, dove la gente è riluttante a spostarsi dal vivere su una zona, ad esempio, vulcanica attiva a rischio eruzione o una zona sismica a rischio forte terremoto. Quindi non è questa, diciamo, certamente una grossa novità, però è interessante vedere qual è la reazione delle persone a questo problema. Ecco, anzi, io volevo chiederle, visto che l'Italia, proprio per la sua conformazione geografica, visto che è circondata quasi completamente dal mare, è direttamente interessata a questa situazione, a questo fenomeno che si svilupperà appunto nel giro, ahimè, di poco tempo, perché se consideriamo che entro la fine del secolo parliamo di circa 1 metro di innalzamento delle acque, davvero il tempo è poco. Esiste questa sorta di ignoranza diffusa, nel senso che viene ignorata l'informazione, ma quali saranno le conseguenze dirette, materiali, che si potranno verificare da qui in avanti? Voi avete fatto una serie di studi, insomma, avete proprio il polso della situazione, perché al di là del fatto che il mare si alzi, c'è proprio tutta una serie di eventi collaterali che si andranno a sviluppare in seguito a questa situazione. Sì, gli eventi collaterali
possono, diciamo, seguire appunto il movimento dello marino sono piuttosto importanti. Innanzitutto le coste basse saranno quelle, già lo sono adesso, più colpite, nel senso che vedranno il mare salire piuttosto rapidamente verso l'entroterra. Cioè più la costa si trova a livello quasi del mare oggi, più questa verrà allagata già dai prossimi anni. Questo fatto noi già lo stiamo vedendo, ad esempio, in alcune zone italiane, ma non solo, si vede un po' in tutto il mondo questo fenomeno. E questo ovviamente inizia a provocare dei problemi. Tempo fa ci sono state delle interviste che ho seguito molto interessanti sul delta del Po, in cui si cominciano a salificare, quindi a diventare saline, le falde acquifere che si trovano già lontani dalle fosse del Po e che vengono utilizzate per scopi agricoli. E ovviamente un'acqua salata per scopi agricoli non va bene, perché non permette un'adeguata coltivazione e sfruttamento, diciamo, del terreno. E questo è un problema che già si vede. Poi ce ne sono altri, ovviamente arretramento delle coste, erosione accelerata, danni sulle costruzioni costiere, e ad esempio città come Venezia, anche se protetta dal Mose, per fortuna oggi un continuo aumento del livello marino e un continuo aumento degli eventi di acqua alta in questo caso. Ecco, situazioni quindi decisamente impattanti su quella che è la realtà quotidiana, delle realtà appunto che vivono soprattutto nei pressi delle zone costiere. A livello politico si parla sempre di accordi che però hanno sempre una scadenza molto in là con gli anni. Dal punto di vista concreto, quali sono le possibili soluzioni per cercare di arginare questa situazione o comunque per cercare di rallentare l'evoluzione che ormai quella è ormai avviata? Come ci si può comportare? Allora, intanto vorrei iniziare col dire che l'IPCC, che è l'associazione intergovernativa sui cambiamenti climatici, nel suo ultimo rapporto, che è il frutto di centinaia di studi, di migliaia di scienziati in tutto il mondo, indica che stiamo vivendo un periodo più caldo nella storia che noi conosciamo e che questo periodo più caldo non ha precedenti, diciamo, nella storia della Terra, per quanto noi ne sappiamo. E quindi non è legato solamente a dei cicli climatici, come qualcuno dice, ma è un effetto che si aggiunge ai cicli climatici che stiamo facendo per causa nostra riscaldare di più la Terra. Quindi c'è un effetto, un intervento umano. Questo intervento umano ovviamente accelera questo processo, e per ridurlo bisogna ridurre la quantità di gas serra che noi mettiamo in atmosfera con le nostre attività industriali. E questo ovviamente comporta tutta una serie di investimenti che devono fare i governi per, diciamo, fare in modo che le proprie industrie, i propri sfruttamenti agricoli, produzione di carne bovina, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che c'è da fare per ridurre la quantità di CO2 in atmosfera. Perché? Perché la CO2 è un gas serra che tende a far riscaldare la Terra, un po' come se avessimo una coperta, che noi ci tenessimo una coperta sempre più spessa sopra di noi, che ci riscalda sempre di più. Quindi questo è l'unico, il vero modo per ridurre l'effetto, perché è causato appunto dalle attività umane. E poi ci sono degli effetti lungo le coste, azioni che possono essere fatte lungo le coste per proteggerle, come abbiamo visto nel caso della Laguna di Venezia del Mose, che è sicuramente un molto importante, ma non potendo circondare tutte le coste d'Italia o della Terra con barriere artificiali, è evidente che da qualche parte si deve fare anche delle azioni di arretramento. Ad esempio in Indonesia la città di Jakarta la stanno arretrando di qualche decina di chilometri dalla costa, perché si sta completamente allagando a causa dell'aumento di livello marino e della, dell'ingressione marina in terra che la sta allagando. Ci sono soluzioni, si parlava anche, lei ha parlato in una recente intervista, di possibili sistemi legati anche all'utilizzo della vegetazione per cercare di rallentare l'avanzamento delle acque. Questo potrebbe essere un po' simile a quello che il Mose a Venezia, ma potrebbe essere una possibile soluzione praticabile in tempi abbastanza ridotti.
Beh, diciamo che le piante con i loro apparati radicali tendono a conservare la costa, quindi a fare da barriera all'erosione accelerata causata dall'aumento del livello del mare, e si stanno facendo un po' delle azioni anche un po' sperimentali in alcune zone, appunto di impiantare in zone dove è possibile che queste crescano le mangrovie, ovviamente tipo nella Florida, oppure nel Mediterraneo è più facile farlo con la posidonia. Ci sono delle sperimentazioni di rimpianto di posidonia oceanica, che è quell'alga, che non è un'alga, una pianta, scusate, che cresce sul fondo del mare, che tende a fissare, diciamo, il substrato del fondo marino, impedendo, rallentando di molto i fenomeni erosivi e quindi l'ingressione marina. È ovvio che però sono, diciamo, dei palliativi che non possono impedire l'aumento del livello marino, ma diminuire un po' l'effetto sulla costa. Fondamentale però, per tornare al discorso iniziale, è riuscire a dare la giusta dimensione del problema anche a chi ne verrà interessato in maniera diretta, quindi tutti gli stakeholder che vengono sostanzialmente, che vivono, hanno la propria attività lungo le costiere, in modo tale da creare un sistema condiviso di intervento e che possa appunto essere efficace e che la percezione del problema sia diffusa. Questo forse è l'aspetto più importante che deve essere affrontato anche. Sicuramente, a tal fine, diciamo, noi abbiamo realizzato una serie di mappe con degli scenari che mostrano di quanto potrà entrare allagare il mare e la fascia costiera. E questi gli stakeholder hanno trovato estremamente utili e interessanti perché gli permette di visualizzare qual è l'effetto. Quindi quello che loro chiedono è: sì, va bene, sta accadendo questo, ma poi che succede sul mio tratto di costa? Quindi attraverso queste mappe è possibile descrivere il potenziale effetto dell'aumento del livello marino su quello specifico tratto di costa, in modo che gli stakeholder e i governi possano in qualche modo fare delle azioni per mitigare l'effetto aspettato. Molto bene, siamo arrivati al termine della nostra intervista. Io ringrazio l'ospite di oggi di Ultima Bozza, Marco Anzidei, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia e coordinatore del progetto Save Med Coast 2. Grazie per essere stato nostro ospite e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.